quindi da questa fotocamera al rallentatore possiamo vedere chiaramente che il fondo rimane completamente stazionario anche dopo che ha lasciato andare la parte sopra, attende fino a che l'intera molla crolla in basso prima di muoversi in giù. Come si spiega questo? La spiegazione più semplice è che la parte finale, che sta lì a farsi gli affari suoi, con la gravità che tira in basso e la tensione che la tira in alto, con una forza uguale ed opposta su un movimento dalla parte bassa, fino a che la parte bassa riceve l'informazione che la tensione è cambiata e richiede tempo a queste informazioni di propagarsi in giù attraverso le spire per arrivare fino alla fine in basso. Si propagano in basso come un'onda di compressione. Abbiamo visto quest'onda di compressione muoversi in basso fino a raggiungere il basso prima che il fondo potesse sapere che l'hai lasciata andare. Corretto. E allora si nota che inizia a cadere. Corretto. Ok, facciamo una piccola pausa. Costante gravitazionale. La costante gravitazionale, conosciuta anche come la costante gravitazionale universale o la costante di Newton, indica con la lettera G, è una fisica costante empirica inclusa nei calcoli degli effetti gravitazionali nella legge del signor Newton della gravitazione universale e nella teoria generale della relatività di Einstein. Ora, teoria, ok? Sia chiaro, è una teoria. Comunque, andiamo avanti. Secondo la legge di Newton della gravitazione universale, la forza di attrazione fra due punti, due corpi, è direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse, ok? Questa è la parola chiave, ok? Le masse, la massa dell'oggetto è quella che viene attratta. Quindi, se questa molla è stirata in fuori o se la molla è compressa, rimane sempre una massa. Pertanto dovrebbe essere tirata dalla gravità, se la gravità è costante, ok? Chiaramente la molla non reagisce alla cosiddetta gravità. Trovo questo stupefacente e poco intuitivo. Noi studiamo fisica perché succedono tante cose inaspettate, queste cose inattese interessano la fisica. Come la forza che agisce su una palla da tennis è contrapposta dalla forza di tensione che la tiene su fino a che l'informazione arriva in basso sulla molla che la tensione è cambiata. È abbastanza strano perché è come se la spirale che cade sostenesse la palla da tennis in qualche modo. Questo è quello che sembra, di sicuro è quello che sembra. L'equilibrio della gravità che tira in basso e la tensione che tira in alto, ok? Questo si rompe nell'istante in cui la molla viene rilasciata, ok? La decompressione inizia, ma quella massa dovrebbe comunque iniziare a cadere secondo la gravità. Aggiungiamo a questo il peso extra o la massa, se volete, della palla da tennis. E l'effetto della gravità dovrebbe definitivamente notarsi al rallentatore. L'intera cosa dovrebbe iniziare a cadere nel momento in cui viene rilasciata. Ora, forse tutto succede troppo in fretta. Forse la gravità non è così costante come pensiamo e forse ha bisogno di più tempo per reagire al cambiamento di equilibrio o forse abbiamo bisogno di una molla più grande. Vuole lasciare cadere un'altra molla? Questa non è una molla, questa è una molla. Questa è una spirale eccellente, lasceremo cadere questa. Vogliamo vedere se è una molla lunga, siamo lassù a 15 metri, per vedere se una molla lunga funziona nello stesso modo di una molla corta. Perché alcune persone su YouTube non credono che funziona nello stesso modo e vogliono vederlo. Scommetto che lo scopriamo. Bene. Vado a filmare dal giardino e la lascia la molla, ok? Eccoci qui. L'hai visto? Sì, è stata una bella caduta. Non lo so, penso di sì. Dobbiamo vedere la fotocamera. Penso ha cercato di rovesciarsi rispetto al fondo. Penso che è andata troppo veloce e si è rovesciata. Penso che è meglio se ne facciamo ancora un'altra. Ah, la facciamo ancora? Sì. Bene. Bene, sembra che il tempo non sia un problema. La gravità è semplicemente pigra, credo.
anche con una molla mostruosa il fondo non cade quando viene rilasciata. Voglio dire, questo è strano, questo. Quindi andiamo a rilasciare la molla una seconda volta, ma prima andiamo, vediamo un'altra legge della fisica, ok? La legge della dinamica di Newton, o del movimento, la dinamica bla bla bla. Eccoci qui, ok. Prima legge di Newton, bla 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 bla. Un po' di formule, ma questo è quello che importa qui, ok? Un oggetto in uno stato di quiete mantiene questa quiete a meno che una forza non agisca su di esso. Ed ancora, un oggetto in movimento mantiene la sua velocità a meno che una forza non agisca su di lui. Ma il primo sopra è quello che ci importa, ok? Parliamo di questo per un momento. Ci sono due cose che succedono qui, qualcosa che mi sbalordisce. Fate attenzione a qui sotto, alla parte finale della molla, ok? Nel momento che questa parte superiore scende, ok, va a comprimere, già qui lo vedete, facciamolo partire e vedrete voi stessi quando lo fermeremo. Ora vedete che qui inizia a comprimere. Andrò ad agio, fotogramma per fotogramma, ok? Diventa più denso, più denso, più denso, più denso e ancora più denso, ok? Quindi si comprime tutto. Ora, quando la molla è compressa, si pensa che inizierà a spingere la parte sotto in giù verso il terreno, offrendo alla gravità questa spinta extra di cui ha bisogno per permettere alla gravità di fare quello che deve fare, penso, ma è ridicolo. Osservate la parte finale, il basso della molla, guardatela mentre frulla attorno. Nel momento in cui è tirata in basso, e qui arriva, arriva in fondo. Quindi potete vedere che non è semplicemente, sì, non so come spiegarlo, ma la gravità di certo non ha nulla a che fare con quello che abbiamo visto qui. Voglio dire, sapete, la prima legge della dinamica di Newton, sapete, un oggetto in uno stato di quiete mantiene questa quiete a meno che una forza non agisca su di esso. Bene, anche la decompressione o la compressione, presumo, della molla mentre cade non è la forza sufficiente per spingere in giù la molla in quel punto. La metà superiore, che è tutta compressa e densa, cade veloce. E finché la parte superiore non passa oltre alla mezza parte più bassa, vedete la coda che sferza attorno, viene spinta in basso dal resto della molla. Pertanto la gravità non tira alcun tipo di massa, di nessun tipo. Voglio dire, la gravità non gioca un ruolo qui. È pazzesco pensare che sia così. Penso che la prima legge della dinamica di Newton in effetti la troviamo qui. Quando la gravità viene tolta dalle equazioni, come in questo esempio, il trasferimento del movimento viaggia attraverso la lunghezza delle spire prima che il risultato della forza iniziale possa essere misurato, come con il fondo della molla che rimane immobile sotto la tensione delle spire superiori. Quindi, quando la molla è rilasciata, la tensione si mitiga e la parte sopra inizia a cadere, ma il rilascio della tensione in alto non è una forza diretta applicata al basso. Quindi non c'è assolutamente alcuna forza che viene applicata nella parte bassa della molla a questo punto, nemmeno la gravità, infatti rimane a riposo. Ha senso. Finché l'intera parte superiore della molla non è caduta abbastanza oltre la parte bassa, dove la forza viene applicata alla parte inferiore, mentre la parte superiore della molla spinge letteralmente la parte verso il terreno, la parte bassa. Quindi, in conclusione, la prima legge del movimento di Newton, voglio essere impudente, la molla lo dimostra. La parte bassa della molla non si muove fin tanto non viene applicata una forza su di essa. Secondo, non c'è inoltre alcuna evidenza qualsiasi della gravità, in nessun esempio, nemmeno con un extra peso attaccato al fondo della molla. Semplicemente non c'è alcuna evidenza della gravità che agisce su qualsiasi massa in tutti questi video. Quindi, grazie per il vostro tempo, spero che vi sia piaciuto il video e spero abbiate imparato qualcosa. Io l'ho imparato.